dopo 4 o 5 mesi di sonno, non ha alcuna fretta di alzarsi. Con il passare del tempo, mamma orsa prova ad avventurarsi un po' più in là. Si pulisce la pelliccia sulla neve. Quelle impronte dimostrano che ha fatto un po' di ginnastica per scuotersi di dosso l'irrigidimento dell'inattività. Sopravvissuta all'inverno bruciando il suo grasso e per giunta dall'inizio del nuovo anno ha anche allattato. È magra e affamata e presto dovrà cercarsi da mangiare, ma sa anche che per i suoi cuccioli è arrivato il momento di uscire a incontrare il mondo. Non lasciatevi ingannare da quello sguardo sonnolento. Quando si tratta dei suoi figli, mamma orsa è sempre allerta e anche molto paziente. Le orse polari a volte adottano anche dei cuccioli rimasti orfani, ma questi sono suoi. Quando sono nati circa 3 mesi fa, erano ciechi, senza denti, senza pelo e non più grandi di uno scoiattolo. Per farli crescere la madre ha dato fondo a tutte le sue risorse. Gli orsetti imparano seguendo il suo esempio. Ma uno di loro sembra riluttante a lasciare la tana. Ognuno ha la sua personalità, come i bambini. Due cuccioli sono una figliata normale, 3 sono una rarità. La famigliola rimane nei pressi della tana per diversi giorni, ma alla fine la fame spinge la madre ad avventurarsi con la sua prole sul mare ancora ghiacciato per andare a caccia. Le loro prime prede saranno i cuccioli di foto. Radio